Allora, innanzitutto, buonasera a tutti, Hare Krishna, a nome del maestro spirituale fondatore Acharya di questa Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna, Sri Srimad Aisi Bhaktivedanta Maharaj Srila Prabhupada, vi do il benvenuto, benvenuti, benvenute. A titolo personale volevo ringraziarvi di essere qui, di aver scelto di passare una domenica pomeriggio in questo modo, vi fa onore. Spero di riuscire in qualche modo a far sì che questa vostra scelta si riveli per voi proficua. Ed è per questa ragione che prima di cominciare vorrei offrire il mio rispettoso omaggio al mio maestro spirituale, colui che ha aperto i miei occhi che erano ottenebrati dall'oscurità dell'ignoranza, utilizzando la torcia luminosa della conoscenza trascendentale. Om Jnana Timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurum Militam Yena Tasmai Sigurave Namaha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamiti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvisesa Sunyavadi Paschatyadeshatarine Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasati Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Devo chiedere una cortesia, se per caso avete uno di questi in tasca acceso, potete tenerlo acceso, ma magari silenziato, io faccio subito anch'io, anzi lo metto modalità aereo, perché possono distrarre durante un'esposizione. Allora, oggi affrontiamo per la seconda volta il tema del perdono. Non so chi di voi era presente la volta scorsa, potete alzare la mano? E dai, siete avvantaggiati. E la volta scorsa abbiamo parlato anche di tradimento e anche di rancore, perché tradimento ancora e rancore e perdono sono un trinomio inscindibile, non si può parlare di una se non si parla anche dell'altro. Ma non starò qui a ripetermi oggi, focalizziamo il punto sul perdono. Abbiamo parlato di tre tipi di perdono. Sentite bene? Si sente abbastanza bene? Il perdono per convenienza, a volte perdonare conviene, soprattutto magari se si ha, come si dice, una dipendenza psichica, economica e fisica dal traditore, a volte dice ingoi il rospo e vai avanti. Non è il miglior modo di perdonare. Poi c'è il perdono della ragione. In quel caso, oggi faccio un breve riassunto, abbiamo parlato della storia del re Dasarath. Il re Dasarath aveva tre mogli, da cui ebbe quattro figli. Il più grande, il primogenito, Yuvaraj, diritto ereditario, sarebbe dovuto succedere al trono, si chiamava Ramachandra. Chi ha sentito parlare di Ramachandra? Un po' di persone. Allora, cosa succede? Che una delle sue tre mogli lo costringe a abdicare non più a favore di Ramachandra, che sarebbe dovuto essere il successore legittimo, ma a favore di suo figlio Bharata. Non solo, ma
lo obbligò anche a mandare Ramachandra in esilio per 13 anni. Ora, il re fu obbligato a fare questo per un motivo anche molto particolare, che è legato alla legge del karma, causa-effetto. Lui si ricordò che quando era più giovane, durante una battuta di caccia, erroneamente uccise un giovane unico sostegno di due genitori anziani e ciechi, e dispiaciuto di questo andò da questi genitori, di questo giovane che aveva in maniera inconsapevole ucciso con una freccia, e gli chiese scusa, ma loro non accettarono, lo punirono, dissero: tu in futuro dovrai soffrire della stessa pena che stiamo soffrendo noi oggi per la mancanza, per la separazione da nostro figlio. Quindi, sebbene fosse ingiusto, cioè lui aveva subito un'ingiustizia, una profonda ingiustizia, l'accettò perché si ricordò di quello che gli era capitato in passato. Quindi il perdono della ragione. Questo perdono, come in questo caso, viene aiutato da una comprensione di una legge, probabilmente voi conoscete tutti bene, chi non conosce la legge del karma, alzi la mano. E dai, non dire così, stai dicendo una bugia. Tutti conoscete la legge del karma, causa-effetto. Questo ci sta a insegnare un qualcosa di molto importante nella quotidianità della nostra vita, ovvero che quando subiamo quello che noi consideriamo un'ingiustizia che ci procura dolore, non dobbiamo mai dare la colpa agli altri, perché è semplicemente un risultato delle nostre attività passate. Perché, e questo lo posso mettere nero su bianco, nessuno potrà mai fornirvi una goccia di piacere in più di quello che vi spetta per karma, e nessuno vi potrà mai dare una goccia di dolore in più di quello che vi spetta per karma. Tutto quello che ci capita è già prestabilito. Questo non toglie il libero arbitrio, perché è con le azioni di oggi che ci stiamo programmando il nostro futuro, la nostra vita futura, il nostro karma futuro. Quindi è sempre meglio fare azioni positive piuttosto che quelle negative. Poi abbiamo parlato della terza forma di perdono, che è il perdono più alto. Ho fatto l'esempio di questa persona famosissima, inchiodata mani e piedi ad una croce di legno, che dice: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Questo è il perdono più alto. Perché? Perché è un perdono che sovviene dal cuore. La persona che tutti conoscete benissimo, una persona molto importante, figlio di Dio, dice qualcuno, io non voglio mettere in dubbio, comunque sicuramente un'anima altamente realizzata, ha reagito in questo modo con i suoi carnefici perché c'è una bella frase che fa parte della cultura islamica, i mistici dell'Islam, che sono i Sufi, a cui viene chiesto che cos'è il perdono, e loro rispondono: è la fragranza che emana da un fiore dopo che è stato calpestato. È un'immagine meravigliosa, ovvero perché fuoriesce il profumo dal fiore? Perché c'è il profumo dentro, quindi non può che fuoriuscire il profumo. Allo stesso modo, nel cuore di colui che è altamente realizzato, e altamente realizzato vuol dire che ha realizzato il suo profondo amore per il divino, non può che fuoriuscire amore, anche nel momento in cui viene calpestato. Amore per il divino significa provare amore per tutte le sue creature. Se uno vi dice di amare Dio e poi magari è scorbutico con la moglie o con i figli,
vi sta dicendo una bugia. Perché una persona che ha realizzato il suo sentimento di amore per Dio, automaticamente ha amore per tutte le sue creature. Allora, abbiamo detto perdono della convenienza, perdono della ragione, perdono del cuore. Adesso facciamo un piccolo passo indietro e parliamo del perdono della ragione. Perché il perdono della ragione si suddivide in due categorie. Il perdono senza condono e il perdono con condono. Perdono senza condono è proprio l'argomento di questa sera. Chi lo sapeva? Chi ha letto la newsletter? Tu lo sapevi. Perdonare senza condonare, questo è il tema di questa sera. Ma poiché c'è anche un perdono con condono, vediamo un po' cosa significa in breve. Generalmente si manifesta lì dove ci sono sentimenti forti, magari una relazione datata, e quindi non si vuole buttare tutto alle ortiche per un semplice errore della persona che ci sta vicino. I sentimenti, buoni sentimenti, sono sempre importanti nelle relazioni, perché aiutano a superare anche i momenti difficili. Ma non c'è soltanto qualcosa legato ai buoni sentimenti, bisogna anche sforzarsi. Chi ha tradito sicuramente deve manifestare un atteggiamento umile, di pentimento e di sincere scuse. Questo è il suo sforzo, ma anche chi è stato tradito non è che deve stare senza fare niente, anche lui deve accettare senza riserve le scuse da parte di chi lo ha ferito. Come si dice, chi ha avuto, ha avuto, ha avuto, chi ha data, scordiamo un passato, anche se non zimme Napoli, paesaggio. Cioè voglio dire, non è che soltanto i napoletani gli ha permesso di prendere una pietra e metterla sopra, non sopra qualcuno, ma sopra il risentimento. Tutti possiamo fare questo, avere questo atteggiamento di comprensione verso chi ci ha ferito. Non solo, ma anche se vi può sembrare strano, deve aggiungere qualcosa, uno sforzo in più, chi è stato tradito. Deve a sua volta chiedere scusa. Avete capito bene? Chiedere scusa. Cioè, io sono stato tradito, ferito e ti devo chiedere scusa? Io direi proprio di sì. Perché in ultima analisi, quando c'è una difficoltà, un'incomprensione all'interno di una relazione, che sia di coppia, che sia fraterna, che sia amichevole, una parte di colpa è sempre da parte di tutte e due. Non c'è mai 100% ragione e 100% torto. Forse anche un 1%, un 2%, e a volte anche molto di più, noi dobbiamo ammettere le nostre colpe e chiedere scusa. Succede, ripeto, questo funziona non soltanto per il tradimento, ma in generale per le relazioni, quando ci sono delle incomprensioni, io posso parlare di esperienza personale, che chi in qualche modo capisce di essere in colpa, si sente chiedere scusa dalla persona ferita, dice, aspetta, ma che sta succedendo qua? Quindi si rilassa e in breve quello che poteva diventare una gara a chi vuole dare la colpa all'altro diventa una competizione a chi cerca le colpe in se stesso. E questo aiuta parecchio noi stessi e le relazioni. Questo per quello che riguarda il perdono con condono. Poi c'è il perdono senza condono, che non è io perdono ma non dimentico, perché se non dimentichi sei ancora nella fase del rancore.
io perdono, mi hai creato una ferita, sono rimasto addolorato, ma non ce l'ho su con te per quello che mi hai fatto. Piuttosto non ti condono perché. Generalmente si tratta di avere una relazione un po' fredda, no? Distante, essere distaccati. Perché agisco con te così? Non perché ti voglio punire, perché a me ormai mi è passata, ma perché voglio farti capire che quel tuo modo di agire, quello ferire le persone e i loro sentimenti, è sbagliato. Quindi cerca in futuro di non agire più così. Avete capito questo punto? C'è qualche dubbio? In altre parole, io non provo nessun astio verso di te, ma agisco come se lo provassi affinché tu capissi che questo modo di comportarsi non è corretto. Perdono senza condono. C'è dell'acqua? Bevamo dell'acqua. Ora, questo atteggiamento è corretto, ma può portare a un errore. Essere attaccato al risultato. Quindi, soffrire se la persona poi non ti ascolta, non capisce, e godere se invece lo fa. Successo o fallimento? Questo è uno dei primi insegnamenti che troviamo nella Bhagavad Gita. Tutti voi conoscete la Bhagavad Gita? Chi ha detto no? Tu è la prima volta che vieni? Benvenuto. Tuo nome? Cristian. Cristian, come mio nipote. Adesso, che ore sono? Vediamo un po'. In due parole, Cristian, poi se vuoi ci abbiamo il banchetto fuori dei libri e poi facendo una donazione di 10 euro prendere questo libro. Pubblicità. È molto interessante. È il dialogo di due personaggi. Uno è Krishna, che rappresenta il maestro supremo, e l'altro Arjuna, che rappresenta il discepolo. C'è un dialogo fra queste due persone che costituisce un fondamento di conoscenza. Arjuna sta per agire per una battaglia, poi parleremo anche di Arjuna, se avremo tempo. Arjuna sta per agire in una battaglia, lui è un guerriero e deve combattere. Ma a un certo punto desiste, dice no, Krishna, io non voglio combattere. E Krishna invece dice no, il tuo dovere è quello di combattere, sei un guerriero, però non devi essere attaccato al successo o al fallimento. Yoga sta kuru karmani sangatyatva dananjaya siddhya siddhyam samabhutva samatvam yoga ucchate sama. Devi essere equanime, perché quando noi siamo attaccati alle cose poi ci dispiaciamo quando non succede quello che vogliamo e ci esaltiamo quando succede quello che vogliamo. Quindi questo distacco emotivo è necessario. E Krishna, ed è il primo insegnamento che Krishna dà ad Arjuna. Questo distacco emotivo, questo non essere attaccato al successo e al fallimento, vale anche nel perdono senza condono. Perché non è detto. Cioè, tu, in poche parole, tu stai attuando un perdono educativo, ma non è detto che la persona che riceve questo dono, perché è sempre un dono, agisca di conseguenza. Questo perché i Veda, i maestri e forse anche il buon senso ci insegna che ci sono tre modi per imparare qualcosa, anche l'errore. Il primo modo è il modo che indica un quoziente intellettivo abbastanza importante, perché sono le persone che imparano solo ascoltando. Poi
Poi ci sono invece le persone che devono fare l'esperienza per imparare, e ci sono le persone che anche dopo aver fatto l'esperienza non imparano. L'esempio un po' crudo, rubare. Tutti noi sappiamo che rubare è sbagliato, lo dice qualsiasi scrittura rivelata di qualsiasi popolo. Non c'è nazione in questo mondo dove non è considerato un reato rubare, quindi io lo so, me l'hanno detto, ho sentito, non rubo. Intelligenza di prima classe, sattvaguna. Poi c'è invece chi dice, ah sì, ho sentito, ma non lo so, veramente, non ho mai fatto l'esperienza. Come diceva una volta una pubblicità, non so chi può ricordarsela, io non ho mai provato un rap. Qualcuno se la ricorda? Quindi, io non l'ho provato, vediamo un po' com'è sto rubare. Questa persona va a rubare, magari va bene qualche volta, ma poi lo beccano, va a finire in galera, sconta la sua pena, quando esce dice, ho capito che non si fa, e non lo fa più. Questo è raggio guna, è l'intelligenza della persona. Chi conosce sattva, rajas, insomma, ho detto così. Sattva vuol dire virtù, rajas vuol dire passione. E poi c'è quel grado di intelligenza, io oserei definirlo senza offesa per nessuno, stupidità, perché ha sentito che rubare è male, ci ha provato, è andato a finire in galera, esce dalla galera, ritorna a rubare. Questo è tamoguna, ignoranza. Quindi io non so se la persona a cui io sto dando la possibilità di redimersi col mio perdono senza condono lo farà o non lo farà. Dipende da che guna lo influenza. Se è sotto l'influsso dell'ignoranza non lo capirà. A riguardo di questo vorrei raccontare una storia legata a un testo epico dell'antica India che si chiama Mahabharata, legato alla regina Draupadi. Chi conosce Mahabharata? Chi conosce la regina Draupadi? Caso più unico che raro, questa regina aveva 5 mariti, che erano 5 fratelli, i 5 Pandava. Primogenito si chiamava Yudhishthira, vediamo un po' se riusciamo a ricordarci questi nomi. Questi 5 fratelli erano un ramo di una dinastia, si chiamava la dinastia dei Kuru, una dinastia molto prominente a quei tempi in quei luoghi. L'altro ramo della famiglia erano i loro cugini, i 100 figli di Dhritarashtra, il cui primogenito era Duryodhana. Ora, questi cugini non si amavano molto, soprattutto Duryodhana, siccome era assetato di potere, lui voleva il regno a tutti i costi e vedeva come ostacolo i suoi 5 cugini, i 5 Pandava, cercò in tutti i modi di ostacolare il loro cammino al trono perché voleva diventare lui il re, ma non ostacolare dicendo gli creo qualche disturbo, ha cercato di farli fuori in diversi modi, in diverse maniere, e non ci è mai riuscito. Questo sfocia alla fine in una battaglia in cui questa famiglia si affronta, questi due cugini si affrontano, da una parte c'erano i Pandava e da una parte c'erano i Kaurava. Si capisce fino qua? Anche chi magari non conosce la storia? I Pandava in questa battaglia, in questa guerra, la famosa battaglia di Kurukshetra, Christian è proprio da questa battaglia che nasce quel dialogo, prima della battaglia, tra Krishna e Arjuna, in questa battaglia i Pandava, i 5 mariti di Draupadi, escono vincitori, in maniera diciamo quasi schiacciante, tutti loro 5 rimangono illesi, mentre dall'altra parte i 100 figli di Dhritarashtra, i loro cugini, non ne rimase vivo neanche uno.
C'era un amico loro, di questi cugini, sconfitti nella battaglia, che si chiamava Asvatama, che aveva deciso di vendicarli. Cosa fa questo Asvatama? Attua un piano orribile, adesso capirete perché, perché a battaglia finita entra nel campo dei nemici, nella tenda dove stavano dormendo i 5 figli di Draupadi, avuti da tutti questi 5 mariti, e li uccide mentre dormono senza pietà. È un gesto orribile. Cosa succede? Arjuna, ti ricordi Christian? Arjuna è uno dei 5 mariti di Draupadi, parte all'inseguimento di Asvatama, dopo una battaglia cruenta lo cattura e lo porta davanti a Draupadi affinché decidesse la sua sorte. Incredibile a dirsi, la nobile donna, appena vede questo Asvatama, tra virgolette, che era figlio del maestro d'armi dei loro mariti, dei suoi mariti, dice: cosa avete combinato? Avete legato come un animale, non ci si comporta così con colui che potrebbe essere vostro fratello. Perché colui che potrebbe essere vostro fratello? Perché nella convinzione sociale dice che noi vedica abbiamo 7 madri. Non le elenco tutte, ci vorrebbe troppo tempo. Una di queste madri è la moglie del guru. Quindi, essendo Kripi la madre di Asvatama, considerata madre da parte di Arjuna, Asvatama automaticamente suo fratello. Quindi come hai potuto trattare tuo fratello in questo modo? Stava parlando della persona che aveva ucciso i suoi 5 figli. Quindi capite che carattere nobile aveva questa regina. Così, invece di essere giustiziato, questo Asvatama ottiene la liberazione. Avrebbe potuto approfittare di questa opportunità per redimersi? Domanda. Risposta? L'ha fatto? Conoscete bene la storia, eh? Addirittura ha agito in maniera ancora più orribile, perché continuando col concetto di volere vendicare i suoi amici, decise, appena seppe che la nuora di Arjuna era incinta, di uccidere l'ultimo discendente di questi 5 fratelli. E lo fece in maniera orribile, anche perché lui conosceva molto bene le armi, l'uso delle armi, e aveva lanciato una astra, un'arma, che era in grado di colpire il bambino all'interno del grembo senza ferire la madre. Quindi la sua intenzione era di uccidere questo ultimo discendente della famiglia dei suoi nemici. Il caso, che non esiste, volle che Krishna era presente, e quindi Krishna, che può fare tutto, è il Signore onnipotente, entrò anche lui nell'utero di Uttara, utero di Uttara, di questa nuora di Arjuna, e salvò questo bambino che poi divenne il futuro imperatore Parikshit. Ora, raccontando questa storia, perché? Perché abbiamo capito che anche se le persone gli viene offerta l'opportunità di ravvedersi, redarguirsi, non so, si dice redarguirsi? È italiano corretto? Dice. Dai, più o meno, si capisce. Redimersi, forse meglio. Non lo fece. Quindi, il concetto che perdono
senza condono al fine educativo, ma con distacco dal risultato. Perché che la persona attraverso il nostro perdono educativo capisca o meno non dipende da noi, ma dipende da lui. Ora sono le 18:32, se non vedo male. Io potrei dire quasi di aver finito la mia esposizione per quello che riguarda il discorso del perdono senza condono. Però se non vogliamo stare qua a girarci le dita, magari possiamo andare avanti. Io volevo offrirvi una riflessione. Intanto, fino adesso ci sono dubbi sulle cose che ho detto? Si è capito il concetto di cosa significa perdonare senza condonare? Allora, soprattutto chi ha più dimestichezza con questi testi e con questi personaggi, e io per primo, riflettendo, mi sono chiesto, ma per quale ragione Krishna, che era presente sia in occasione in cui Draupadi perdonò Aswatthama, sia in occasione in cui Arjuna in qualche modo voleva perdonare Duryodhana, perché adesso andiamo avanti con la storia della Bhagavad Gita, Christian, e poi ti consiglio di acquistare questo libro. Arjuna aveva subito un sacco di ingiustizie da parte di suo cugino, così come Draupadi aveva subito questa profonda ingiustizia dell'uccisione dei suoi 5 figli. Giusto per ricordarne un paio, quelle più importanti. Vi ricordate che dicevo che Duryodhana aveva cercato in vari modi di uccidere i suoi cugini. Uno di questi, era stato un piano molto ben architettato, aveva ordinato un bravo architetto di costruire un palazzo meraviglioso e aveva donato questo palazzo ai suoi cugini affinché ci andassero in vacanza. Però si era dimenticato di un particolare. Si era dimenticato di dirgli che quel palazzo, quell'edificio, era stato costruito con materiali altamente infiammabili. Tanto più che quando finalmente i suoi 5 cugini andarono a passare le vacanze in questo palazzo, ancora una volta, di notte, mentre stavano dormendo, ordinò a un suo scagnozzo di darci fuoco. Quindi la sua intenzione era quella di bruciare vivi i suoi cugini. Tra l'altro c'era anche la madre, ma troppi dettagli. Ancora una volta i Pandava, i 5 mariti di Draupadi, per intenderci chi non conosce ancora queste storie, furono salvati in quell'occasione e tornarono a palazzo e raccontarono quello che era successo. A quel punto Vidura, il consigliere di corte, disse: qua questo regno, se vogliamo la pace, dobbiamo dividerle. Una parte andrà ai Pandava, una parte andrà ai Kaurava. Yudhishthira, che aveva il potere decisionale della famiglia, decise che andava bene e gli fu affidato una regione, si chiamava Kandava Prastha, che qualcuno la denominava così: una palude puzzolente infestata da insetti e serpenti velenosi. Quindi non è che gli avevano dato un regno così, una parte del regno così fiorente. E Duryodhana e i suoi 99 fratelli godevano della parte più opulenta del regno. Yudhishthira accettò, dice: va bene, se per la pace io accetto anche questo. E in breve tempo fece diventare quella palude puzzolente una regione fiorente e meravigliosa, grazie alla sua virtù. Questo non fece che accrescere ancora di più l'invidia
di Duryodhana. Dice: come io gli ho dato una regione insignificante, è diventata la parte più bella del regno. Allora decise ancora una volta di fare un piano e attraverso un gioco a dadi vinse il regno dei suoi cugini. Non contento di questo, li fece diventare i suoi schiavi. Non contento di questo, cercò di denudare la loro moglie Draupadi davanti a tutta l'assemblea, e non contento di questo li esiliò nella foresta per 14 anni. Quindi avete capito che tipo di ingiustizia aveva subito Arjuna? Ciò nonostante, nel momento in cui avrebbe dovuto combattere contro chi gli aveva generato questa ingiustizia, dice: no Krishna, lasciamo perdere il regno, lascia che ne goda Duryodhana. Io preferisco andare a fare il mendicante nella foresta. Quindi, dove voglio arrivare? Sia Draupadi che Arjuna avevano subito pesanti ingiustizie. Sia Draupadi che Arjuna avevano deciso di perdonare, di soprassedere. Krishna in un caso rimase neutro, nel caso in cui Draupadi aveva perdonato Asvatthama, ma nel caso in cui Arjuna aveva deciso di non, come si dice, combattere verso i suoi cugini, in quel caso disse no Arjuna. Non rimase neutro, anzi gli diede dello sciocco, persino del codardo, e lo rimproverò pesantemente. Dice: no, tu devi combattere. Allora, noi sappiamo dalla Bhagavad Gita che Krishna è equanime. Chi conosce quel verso? Samoham sarva bhuteshu namedvesho stinapriya. Sono equanime con tutti gli esseri. Sisigorni tai kijai. Allora, perché aveva reagito in questa maniera in due condizioni del tutto simili? Domanda. Secondo voi? Erano nella stessa posizione sociale Draupadi e Arjuna? Dici di no, non erano nella stessa posizione sociale. Avevano uno svadharma diverso, un compito diverso. Draupadi era una regina, una madre, una mataji, e quindi, anche semplicemente se vogliamo parlare dal punto di vista karmico, se avesse deciso di reagire giustiziando Asvatthama, avrebbe fatto per vendicarsi, per un tornaconto personale. Arjuna era in una posizione completamente differente. Cioè, karmicamente parlando, se Draupadi avesse deciso di giustiziare Asvatthama, ne avrebbe pagato le conseguenze. Ma Arjuna, che come sappiamo uccise centinaia e centinaia di migliaia di persone sul campo di battaglia di Kurukshetra, non dovette pagare nessuna conseguenza per questo. Perché? Nimitta matra bhavasa vyasacin. In questa battaglia, dice Krishna, sii uno strumento nelle mie mani. La volontà di Krishna, che è anche una promessa che fa a tutti noi, era quella di favorire
i Pandava e Yudhishthira. Perché? Quando è che Krishna fa questa promessa? Quando dice paritranaya sadunam vinasaya chaduskritam dharmasam stapanartaya sambhavami yuge yuge. Yuge, yuga significa era, ripetuto due volte è plurale, quindi era, sambhava ami, io ami, samba, mi manifesto, era dopo era. Con quale ragione? Paritranaya sadunam, per proteggere i sadhu, i devoti, le persone pie, vinasaya chaduskritam, e per punire i duskritina, le persone empie, dharma samsta panartaya, e per ristabilire i principi del dharma, il codice etico universale. Quindi se Krishna ci fa tutti noi questa promessa nella Bhagavad Gita, come avrebbe potuto permettere ad Arjuna di allontanarsi dal campo di battaglia? Lui, Arjuna, era il suo strumento per ristabilire i principi del Dharma, per ristabilire il concetto del proteggere, la protezione delle persone pie, e per punire le persone empie. Krishna è equanime, sicuramente, ma ha anche il compito di ristabilire dei principi. E se fosse stato Duryodhana il futuro regnante di quei luoghi, di certo non avrebbe stabilito il Dharma, perché Duryodhana era, e lo vediamo da come agiva, completamente contrario al Dharma. Ah, ci sono tre punti, vediamo un po' che ore sono. Ci sono tre punti che, allora, i Veda dicono che c'è il miglior modo per governare un popolo è la monarchia. Ai ai ai. Però, chi governa, il monarca non deve essere un pinco pallino qualsiasi, deve avere delle caratteristiche, tre caratteristiche principali: deve essere un fedele seguace del Dharma. Chi non sa cos'è Dharma? Sempre ce l'ho su contesta. Il Dharma è il codice etico universale, quindi la moralità. Viene da la radice sanscrita rt, che significa anche rettitudine. Quindi noi non dobbiamo pensare che la monarchia, che era il concetto del governo politicamente parlando, fosse una monarchia autocratica, una monarchia di un despota, ah qua faccio tutto io, decido io, no. La monarchia di cui parlano i Veda, e qui entriamo un po' nell'aspetto politico, è una monarchia costituzionale. C'è una costituzione da seguire, le leggi con testi come, per prenderne uno, la Manusamita, dove sono spiegate delle regole. Allora, tu puoi essere il re, ma devi seguire le regole. Yudhishthira era la personificazione del Dharma. Duryodhana era la personificazione dell'Adharma, di un re despota che avrebbe fatto tutto quello che avrebbe voluto, ma non seguito il Dharma. Quindi se Krishna viene per ristabilire il Dharma e non favorisce la persona che lo segue, la persona che lo rappresenta. Un altro punto è che il re Kshatriya viene da Ksha, vuol dire protezione. Quindi il re deve proteggere i suoi sudditi, non li deve sfruttare per un tornaconto personale. E in più di un'occasione, non abbiamo tempo per raccontarlo, Duryodhana
aveva dimostrato che non trattava i sudditi con il sentimento di protezione, li trattava per un interesse personale. In ultimo, ed è la cosa più importante, dice che lo kshatriya, il re, il regnante, deve rappresentare Dio in terra. Questo episodio lo devo raccontare. In occasione di un sacrificio in cui Yudhishthira, uno dei cinque Pandava, dei cinque mariti di Draupadi, aveva instaurato, parte del sacrificio era decidere qual è la persona più degna di adorazione. E lui immediatamente disse Krishna, suscitando l'ira di alcuni re come Shishupala, no? Questo perché? Perché lui era ben conscio che Krishna, Dio, la persona suprema, era presente, lo riconosceva perfettamente. Quindi era un suo degno rappresentante. Al contrario, Duryodhana addirittura cercò di imprigionare Krishna. Me la ricordate questa storia? Quando Krishna, mandato dai Pandava per cercare di ristabilire la pace, disse a Duryodhana, disse: io ti do l'ultima possibilità per la pace. I Pandava sono persone meravigliose, tranquille, ma sono degli kshatriya, hanno il dovere di proteggere un popolo, ma dagli cinque villaggi su cui regnare e loro non ti chiederanno nient'altro. E Duryodhana gli rispose: non darò ai Pandava neanche la terra che può essere contenuta sulla capocchia di uno spillo. E poi, considerando questa proposta di Krishna come un'offesa, ordinò alle sue guardie di arrestare Krishna. Cioè, tu vuoi fare il rappresentante di Dio, Dio è davanti a te e tu lo vuoi imprigionare? Non ci siamo. Quindi, questi tre punti su cui ho focalizzato il carattere e le regole che doveva seguire un vero re, possiamo capire che Krishna, che vuole la pace, che vuole che il Dharma sia stabilito, non poteva fare altro che favorire i Pandava a regnare su questo, che non era soltanto un regno, adesso no, non c'è tempo necessario, bisogna capire anche la situazione geopolitica. In quella battaglia, nella battaglia di Kurukshetra, non si stavano scontrando soltanto due rami di una famiglia, c'era il mondo intero, Bharatavarsha, c'era il re di Gandhar, che a occhio e croce corrisponde all'attuale Afghanistan, c'era la dinastia dei Kunti Bhoja, se il suono vi fa sembrare Cambogia, ed erano i regnanti di quelle terre. Quindi su quel campo di battaglia c'era il mondo intero, conosciuto a quei tempi come Bharatavarsha. E i cittadini di quel mondo avrebbero potuto, con la vittoria dei, come è successo, dei Pandava, vivere in un regno fiorente, in un regno dove il Dharma regnava, o vivere sotto un despota che si chiamava Duryodhana, che avrebbe fatto semplicemente il suo interesse con loro. Quindi, ritorniamo al punto, Krishna disse ad Arjuna: sii uno strumento nelle mie mani. Allora, esempio, se voi prendete un bastone, magari in casa vi è entrato un serpente, spero che non vi capiti mai, qualcuno è successo, prendete il bastone per picchiare il serpente e mandarlo fuori e ucciderlo, chi è responsabile di quella uccisione?
il bastone o voi? Non il bastone è uno strumento. Quindi Arjuna non fu, nonostante avesse ucciso centinaia di migliaia di persone su quel campo di battaglia, non fu colpevole di quell'azione perché agiva come uno strumento di Krishna. E così dovremmo imparare a fare noi nella vita. Non andare in giro a uccidere qualcuno dicendo sono uno strumento di Krishna. No, però dobbiamo capire che l'agire per la volontà di Krishna sia fatta la sua volontà, è il modo migliore di agire. 53. 18 e 53. C'è qualche punto che volete mettere più a fuoco? Abbiamo ancora 7 minuti? 6 minuti. Tutto chiaro? Che dici tu? Sei d'accordo? Beh, ti ho detto che va bene. Quindi, in ultima analisi, visto che non volete, non vi ho ispirato a qualche riflessione, qualche domanda, un insegnamento che noi possiamo capire anche da questo è che se siamo nella posizione sociale di punire, se siamo giudici, se abbiamo quel compito, o militari delle forze dell'ordine, punire è dharma, è lecito. Ma se non siamo in quella posizione, è meglio lasciare stare. Come dice qualcuno, porgi l'altra guancia. In altre parole, parlando ancora del karma, se io sto soffrendo qualche ingiustizia, non è colpa degli altri, ma è un karma che devo pagare. Mi prendo questa ingiustizia, me la metto in saccoccia e vado avanti per il mio cammino. Se invece dovessi reagire a quell'ingiustizia, creo un nuovo karma che poi dovrò scontare in futuro. Porgi l'altra guancia, uno ti dà uno schiaffo, te lo prendi, te lo metti in tasca. Reagisci, dai uno schiaffo anche tu a quell'altro che te l'ha dato e ti ritornerà lo schiaffo prima o poi. Quindi, non mettiamoci nella posizione di punire, di giudicare qualcuno se non siamo nella posizione sociale di farlo. E d'altra parte, se, non so se c'è qualche giudice, qualche rappresentante delle forze dell'ordine qui, ma se nel caso ci fosse, lui è lo strumento adatto per punire, per giustiziare. Se metti che un giudice una mattina si sveglia, oggi sto così bene, mi sento così in armonia con il mondo, e deve andare a giudicare un pluriomicida, dice: sì, tu hai ucciso 10 persone, ma oggi mi sento bene, guarda, non... sono pieno di gioia, ho grande voglia di comunicarla, fatti un mese di galera e poi esci fuori. Ecco, mi sembra un atteggiamento corretto. O chiamate il 113, dice: c'è un ladro in casa. Sì, ma... io ho altro da fare. No. Tu, caro, sei nella posizione di proteggermi, e se per proteggermi devi punire qualcuno, se non lo fai, stai prendendo una reazione karmica, perché è tuo dovere farlo. Ma se invece d'altra parte non siamo in quella posizione, evitiamo di punire gli altri. Siete d'accordo? Visto che sei per la prima volta che vieni, Christian, come ti è sembrato, giusto per avere un feedback? Tu da dove vieni? Da dove? All'Overtino. A te sei dell'Overtino? Grazie di... E ci hai messo tutto questo tempo.
Scherzo, non te la prendere, mi piace scherzare. Spero insomma di averti dato qualche. Grazie. Riflessioni? Io ho una domanda. Chi sei? Ah. Come la pensa sulla gratitudine? Cosa ne penso io della gratitudine, dell'essere grati? Penso che sia la qualità che più ci avvicina alla spiritualità. Se noi riuscissimo a sviluppare queste due caratteristiche proprie della vita spirituale, essere umili e grati, stiamo sulla buona strada. Ed essere grati vuol dire anche accettare quando le cose non vanno come vuoi, ma considerarle sempre comunque un bene per te. Tu sai la storia di San Francesco, no? È una storia molto bella, ma non c'è tempo per raccontarla. Lui la chiamava la Letizia. E praticamente era insieme a un suo confratello, cerco un po' di assottigliare la storia, e bussava alla porta di un convento sotto la pioggia, erano giorni che non mangiavano, e questo, diciamo, il portinaio di questo edificio uscì con un bastone e cominciò a picchiarli. E San Francesco disse: questa è la suprema letizia. Ce ne vuole per arrivare a questi livelli di coscienza. Ma il devoto sincero, umile e grato riesce a comprendere che le cose sono, ed essere grato di quello che gli succede anche quando non potrebbe sembrare. Grazie della domanda. E sei soddisfatta della risposta? Ok. Bene, allora adesso intanto vi ringrazio di essere stati così gentili e pazienti, tutta questa tolleranza nell'ascoltarmi. Adesso il programma va avanti con dei canti devozionali. Grazie ancora dell'attenzione. Hare Krishna.